لما ضرب الصاروخ التاني علينا صحيت، لولا جت كله حجار، عرفت انه رجلي مبتوره. لي الدنيا ha 12 anni, ha i capelli neri corti legati in una coda e ha una maglietta a righe che deve averle prestato qualcuno, perché è più grande della sua taglia. È seduta su un letto dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Sta raccontando come ci sia finita e usa una coperta di tweed per coprirsi le gambe. Il cuscino appoggiato sul suo letto ha la federa leopardata. Vedevo solo il sangue e la reazione naturale era alzarmi in piedi per scappare, ma non c'era più la mia gamba. Duni ha perso la gamba, la madre, il padre e due fratelli in una volta, quando una bomba ha preso in pieno la sua palazzina a novembre. Voglio che qualcuno mi porti all'estero. Va bene qualsiasi paese. So che fuori ci sono le protesi. Voglio una gamba finta per camminare ancora come fanno gli altri, come prima. E voglio diventare un chirurgo, come quelli che mi hanno curata. Ieri, un proiettile sparato da un carro armato israeliano ha bucato un muro del reparto maternità dell'ospedale Nasser di Khan Yunis. Ci sono alcuni feriti e c'è un morto. La posizione del buco nel muro lasciato dal proiettile è tra due prese di corrente e una striscia di pittura orizzontale, come quelle che si vedono nel video in cui parla Dunia. La pozza di sangue è in corrispondenza di dove era il suo letto. La coperta a scacchi, identica a quella con cui si copriva la gamba, è insozzata. E a terra c'è il cuscino con la federa leopardata. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Dunia è morta per un bombardamento contro l'ospedale che la stava curando per un bombardamento contro casa sua. Non è la prima volta che un carro armato israeliano colpisce il reparto maternità di un ospedale di Gaza. Era successo ad Al-Shifa, c'erano stati due morti. Israele aveva negato e aveva dato la colpa a un razzo impreciso delle milizie palestinesi. Non era vero, ne avevamo parlato nella puntata 438. Oggi l'ospedale Nasser di Khan Yunis è un dilemma per ogni Gazawi ferito o malato. È il più grande e il più attrezzato della zona, ma la zona è la più pericolosa del sud della striscia. A Khan Yunis sono cresciuti Yahya Sinwar, il capo di Hamas nella striscia, e Mohammed Deif, la mente militare di Hamas. Ora gli israeliani li cercano in mezzo alle centinaia di migliaia di Gazawi che si sono spostati lì con le evacuazioni. Nel nord della striscia le bombe che piovono ora sono meno, perché i capi da lì sono scappati, perché Gaza City è già distrutta più di quanto lo fosse Dresda dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e perché i soldati israeliani ormai la controllano in buona parte. Quello di cui è più paura ora, a nord, sono i cecchini. ستشاهدون الآن مشاهد مروعة لهذه المشفى. Questa è la voce di Mohammed Baloucha, un giornalista palestinese di un'emittente emiratina. Sabato un cecchino gli ha sparato una coscia mentre tornava a casa dopo aver girato un servizio sul blackout delle comunicazioni nella striscia. Lo stesso blackout per cui la notizia del suo ferimento ci è arrivata con giorni di ritardo. Baloucha dice che un cecchino israeliano gli ha sparato da un palazzo residenziale. In quel momento lui stava tornando a casa e indossava l'elmetto e il giubbotto con la scritta Press stampata sul petto. Come quella dei tre ostaggi israeliani ammazzati da cecchini israeliani mentre sventolavano una bandiera bianca. Questa storia racconta di soldati fuori controllo, che nel nord di Gaza sparano a ogni cosa si muova. Anche se sventoli bandiera bianca, se indossi il giubbotto Press, se sei di spalle non rappresenti una minaccia, se sei una donna in coda per il bagno fuori da una chiesa. Nel nord di Gaza, se sei ancora vivo e ti muovi, sei considerato un terrorista. Mohammed Baloucha è il giornalista che aveva scoperto e raccontato al mondo i cadaveri dei neonati dentro l'ospedale al-Nasr. Gli israeliani lo avevano evacuato con la forza a novembre,
L'ospedale era circondato e i militari mandavano compulsivamente messaggi ai dottori per dire loro di andarsene. Il giorno prima i bombardamenti aerei avevano lasciato al buio un pezzo di struttura. Un'infermiera palestinese che lavora con Medici Senza Frontiere e si occupa di 5 bambini nati prematuri è di fronte a quella che poi racconterà come la decisione più difficile della mia vita. Non ci sono incubatrici portatili e non ci sono strumenti per tenere i bambini attaccati all'ossigeno durante il trasporto. Se li stacchi rischiano di morire, se li lasci lì rischiano di morire. Quando arriva l'ultimatum israeliano, lei prende in braccio quello più in carne, quello che forse può farcela, lo avvolge in una coperta e scappa. L'infermiera poi racconta questa storia a Mohammed Baloucha, che appena il cessate il fuoco di 7 giorni permette di spostarsi dentro la striscia, corre all'ospedale al-Nasra in cerca dei 4 neonati. L'ospedale era stato abbandonato e i 4 corpi erano in decomposizione, mangiati dai vermi. Tutto questo lo sappiamo grazie a Baloucha, che ora ha un proiettile nella coscia in una delle zone di Gaza dove è più difficile curarsi e non può più lavorare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.